Ciao a tutti cari amici della rasatura tradizionale e benvenuti a questo nuovo episodio. Io sono Riccardo ed oggi ho preparato per voi una puntata avventurosa. Scopriamo insieme perché dopo la sigla. E rieccoci, rieccomi, una puntata avventurosa, dicevamo, perché, come avrete visto da Instagram, ho iniziato a pubblicare delle foto con dei kit legati a dei libri. I libri sono un'altra mia grande passione, leggo molto e quindi ho deciso di iniziare a creare un po' di immagini così, abbinando appunto dei prodotti per la rasatura tradizionale a dei libri. Oggi il libro che ho scelto per voi è un libro avventuroso. Jules Verne, Viaggi fantastici. E quindi cosa c'è di più avventuroso e marinaresco che non il Sea Citrus di Goodfella Smile? Lo useremo sia come sapone da barba, sia come aftershave. Super avventuroso e super buono, sa proprio di mare, sa di mare, di scogli, di salsedine. Molto molto buono. Come prebarba useremo il Cellam, perché comunque è una profumazione abbastanza neutra, in gel, quindi questo gel prebarba. Scorre molto bene sulla pelle, permette un'ottima scorrevolezza e mi piace molto. Ciotola, grande affezionato, Pereira Shavery Ball Unbreakable. Pennello già in ammollo Yaki 24 Sagrada Famiglia, ho anche voglia di tornare a Barcellona e lo lasciamo in ammollo. Se parliamo di avventure, non possiamo che non utilizzare lo squalo, tra l'altro un'avventura marittima. Lamette non le avevo ancora preparate, ma so, e datemi un attimo che le trovo, so di avere eccole qui, le Shark Super Chrome Blade, prodotte da Lord, sempre in Egitto. Quindi ancora tema marittimo, ancora tema avventuroso, proviamole insieme sullo squalo. Ma prima di iniziare, come sempre, risciacquatina al viso, ci stendiamo il prebarba e via. E rieccomi, acqua calda per aprire bene i pori della pelle, molto molto importante. Cella, ne mettiamo un pochino di gel nella mano, spalmiamo e stendiamo bene sulla barba. La profumazione mi piace molto, mi sembra anche leggermente alcolico, ma proprio una piccola punta. La barba, come vedete, è di circa 2 giorni, quindi non è lunghissima, 2 giorni e mezzo. Non è lunghissima e è molto dura. Quindi stendiamo bene il prebarba massaggiandolo sul viso. Ok, lasciamolo agire. Mi pulisco le mani perché il prebarba non fa scivolare solo il rasoio sul viso, ma anche le mani. Prendiamo il nostro squalo, le nostre lamette Shark e andiamo ad armare lo squalo con le lamette dello squalo. Carta gialla, teniamo sempre dai bordi, rimuoviamo il manico, andiamo ad aprire la lametta, ok, non c'è la doppia carta, una singola carta, ma vediamo che bella lametta. E se notate, piacevolissima sorpresa, non ci sono punti di colla. Una cosa che, come sapete, mi piace. Mettiamo, iniziamo ad avvitare il manico e poi proseguiamo. Ok, ed ecco qui il nostro squalo, sempre con i suoi denti super aggressivi, pronto a rimuovere tutta la barba.
Sì, Citrus, Goodfella Smile, come vi dicevo, un prodotto che sa di mare. Questo sicuramente lo prenderò se andrò al mare in ferie perché ha un'ottima profumazione. All'inizio non mi piaceva, invece ho iniziato ad usarlo un pochino e si ricorda davvero davvero tanto il mare. Queste note limonose, ma sa proprio di sciabordio del mare, non so come spiegarvelo diversamente. E è proprio proprio buono, ha consistenza molto morbida, come vedete. Quindi andiamo a prenderne una ditata. Op, più o meno questa dimensione. La mettiamo nella nostra ciotola. Un po' dappertutto, così non è sempre solo in un posto. Perfetto. Yaki. Lo prendiamo, come sempre, spostiamoci sull'altra camera e iniziamo il montaggio. Devo dire che questa ciotola, ve lo dico ogni video, ma mi piace veramente molto perché permette un montaggio super veloce. Il profumo inizia a sentirsi. Wow, esplode, non si sente. Quindi vado prima a controllare, aspetto ancora a mettergli acqua perché voglio verificare di aver rimosso tutto il sapone dal fondo della ciotola in modo tale che sia tutto bene inglobato nel ciuffo e poi vado ad aggiungere un po' di acqua per andare a idratare questa crema di sapone Sea Citrus della Goodfella Smile e quindi trasformarla in sapone da barba. Potrei effettuare il montaggio anche così, vedete non ci sono più residui o blocchi di sapone direttamente in ciotola, ma preferisco aggiungergli un po' di acqua. Acqua calda, sempre. Con il metodo a pioggia. Iniziamo mettendone poca e nel caso andremo ad aggiungerne di più. Continuiamo il nostro montaggio. Sì, fa davvero venire voglia di mare. E lo Yaki si è inglobato molto molto bene questo sapone. Andiamo ad aggiungere ancora un po' di acqua, sempre calda e sempre con il metodo a pioggia. E continuiamo il nostro montaggio. Ok, come vedete il sapone è montato e la maggior parte rimane comunque inglobata nel ciuffo del nostro Yaki Sagrada Famiglia. Andiamo a raccogliere, guardate che bella schiuma. Spostiamoci sull'altra canna, guardate che bella schiuma, iniziamo a stenderla sul viso. Molto morbida, come tutte le schiume che ho provato finora della Goodfella Smile. Una piacevolissima sensazione sul viso, proprio di soffice, di delicato. Quindi mi piace. Il profumo ovviamente sta esplodendo sul viso, quindi questo profumo di mare, di salsedine, mi piace. Andiamo a stenderla bene, creare un bello strato protettivo,
per consentire alla nostra pelle di rimanere protetta quando passerà lo squalo. Rimangono sempre molto molto morbidi questi saponi. Si sta già formando un bello strato, proprio perché, come vi ho detto, il ciuffo ha inglobato tutto il sapone che avevo disposto sul fondo della ciotola. E quindi me lo sta ovviamente rilasciando sul viso. Ok, direi che ci siamo. Pulitino alla bocca, pulitino al collo, risciacquatina al rasoio e siamo pronti a partire. Io utilizzo sempre acqua calda e iniziamo la nostra prima passata in pelo con Goodfella Smile Sea Citrus, Mule R41 lo squalo e la mette Shark. Risciacquatina rasoio, come sempre lo squalo si porta via tutto senza alcun problema, passata tranquilla, leggera, importante non premere. Tendiamo, incliniamo, puliamo la basetta, che almeno capiamo dov'è. Zona baffi.
e la prima passata con il Mule R41 è andata. Risciacquatina al rasoio, risciacquatina al viso e ci vediamo qui tra un attimo. E rieccomi, rieccoci. Prima passata molto positiva, molto tranquilla, sempre senza premere. L'R41 si è portato via tutto in pelo, sono più che liscio. Prendiamo il nostro Yaki Sagrada Famiglia, una ravvivatina veloce al sapone e andiamo a inglobarne quanto più possibile nel ciuffo e cominciamo a stendere il sapone per la seconda passata. Se vi piace il mare, se vi piacciono i profumi di mare, non potete non avere questo sapone da barba, anzi tutto il kit in realtà, perché poi vedremo anche dopo l'aftershave ha la stessa profumazione e quindi è un'accoppiata perfetta. Ancora una volta, come sapete, mi piace mantenere coerenza con tutti i prodotti che uso quando mi faccio la barba, e Goodfella Smile, che produce questi kit, fa un ottimo lavoro proprio in questo senso, nel garantire coerenza e consistenza durante tutte le sbarbate, a livello di profumazioni e anche a livello di ottime capacità meccaniche, caratteristiche meccaniche e tecniche del sapone, perché la prima passata è stata veramente molto molto scorrevole e tranquilla. Come vedete c'è un bello strato protettivo, mi avvicino. Un bello strato protettivo che con il giusto grado di umidità rende e fa rendere al massimo il nostro rasoio e le nostre lamette, consentendoci da un lato la massima protezione e dall'altra comunque la scorrevolezza della lama. Vado a metterne perché poi ci sarà la terza passata. Non ci serve tenere troppo sapone per quella. Ok, ci siamo. Prendiamo il nostro R41, asciugo un attimo il manico. Ecco, se proprio devo fare un commento sull'R41, il grip non è sempre il massimo. Se c'è un po' di acqua sul manico, a volte è leggermente scivoloso, oppure se c'è anche un po' di sapone, ovviamente. Quindi un grip più spinto mi sarebbe piaciuto. Nessun problema, obliquo esterno interno, tendo sempre e gonfio anche la guancia. Risciacquatina al rasoio. Si sta comportando come sempre molto molto bene questo Mule.
Anche la seconda passata è andata, sciacquatino al rasoio, sciacquatino al viso e ci vediamo qui tra un attimo per la terza passata. E rieccoci, rieccomi. Seconda passata andata molto molto piacevole, facciamo la terza, obliquo inverso e un po' di contropelo. Ravvivatino al sapone. Andiamo a prenderlo tutto, sempre un'esplosione di profumo. Mi piace proprio. E ripeto, all'inizio non mi piaceva, devo essere onesto, non mi convinceva, invece più lo uso, soprattutto nella stagione calda, quindi estate, più mi piace. In primavera, ma non mi convince troppo. In inverno direi di no, ma proprio perché ha delle note che richiamano fortemente il mare, quindi non lo abbino molto appunto ai periodi che non siano estivi. Può essere usato perché è un validissimo profumo e anzi può essere usato proprio per ricordarci il mare anche nei periodi freddi, eh? La meccanica è sempre ottima. E come dicevo, se andate al mare, quando andrò al mare, sicuramente questo sarà un sapone che vi porterò. Non è uno di quei saponi rinfrescanti, quindi non ha mentolo, non ha eucalipto, però con il mare ci sta, non gli si può dire niente. La bocca è già pulita, pulitino al collo, risciacquatino al rasoio e siamo pronti per la terza passata. Obliquo interno-esterno misto contropelo, voglio essere abbastanza liscio. Come non sentite, non c'è praticamente più niente. Siamo sempre molto delicati, facciamo lavorare il peso della testina e possiamo fare il contropelo. Thank you.
come sempre, ho il mio metodo di tendere la pelle e passare. Questo perché così si alzano tutti i peli, fondamentalmente, tutti i rimasugli di peli. Risciacquatina, ritocchi finali. Uso un po' di acqua calda sul viso per rendere la pelle scorrevole e trovare dei punti in cui è necessario fare qualche piccolo ritocco. Cose veramente piccolissime. Direi che ci siamo, terza passata, lo squalo si è portato via praticamente tutto, risciacquatina allo squalo con acqua calda, risciacquatina al viso con acqua fresca e ci vediamo qui tra un attimo per le considerazioni finali. Rieccomi per le considerazioni finali, ricapitoliamo i nostri prodotti. Abbiamo iniziato con un pre-barba a cella, molto veloce da applicare, effetto praticamente immediato, profumazione pressoché neutra, e quindi si adatta a tutto. Puntata era a tema Jules Verne, quindi puntata avventurosa, e la nostra declinazione di avventurosa è stato il Sea Citrus di Goodfella's Smile. Sapone molto buono, abbiamo visto. Il montaggio è stato molto molto buono in ciotola, nella ciotola Pereira, profumazione ottima, si sente ancora veramente tanto. Pennello Sagrada Famiglia Yaki Brush, avete imparato a conoscerlo. Sempre per rimanere in tema avventuroso abbiamo usato l'R41 armato con le lamette Shark. Super Chrome Blade, si sono comportate anch'esse molto molto bene. Non ci resta che concludere, sempre con il tema avventura, con l'Aftershave Sea Citrus. Come sapete, gli aftershave mi piacciono, quindi abbondo sempre un pochino, ne mettiamo un po', lo spalmiamo bene. Un aftershave alcolico. Oh. Si sente l'alcol. Ma soprattutto si sente la profumazione ancora molto molto mare. Sciabordio, onde, schiuma del mare, mi ricorda. Note limonose, ovviamente, ma la sensazione complessiva è il mare. Questo aftershave, oltre a proteggervi molto molto bene la pelle, vedete che ho già uno strato protettivo. Vi lascia la sua profumazione per diverse ore. Buona, fresca, di mare, quindi mi piace, provatela e fatemi sapere, cosa ne pensate. Fatemi sapere cosa pensate non solo dell'aftershave, ma di tutti i prodotti che abbiamo utilizzato oggi sotto nei commenti. La sbarbata di oggi è terminata, non mi resta che ricordarvi che se vi è piaciuto questo video potete iscrivervi al mio canale e attivare la campanella. Potete venire a trovarmi su Instagram, in cui vado a pubblicare molte foto con diversi kit, diverse
ambientazioni e anche diversi libri collegati alle profumazioni e ai prodotti che vado a utilizzare. E se volete leggere tutte le recensioni dei prodotti che utilizzo, vi invito a venirmi a trovare sul mio sito web rasaturatradizionale.it. Ciao!